Amici e nemici, buongiorno. come mio solito, io saluto tutto il mondo, sempre. Chi mi vuole bene e chi non mi vuole bene, perché purtroppo non si può essere amati da tutti. E oggi 8 marzo, festa della donna, e cominciamo a fare un video dimostrativo. Un video dimostrativo perché ormai vanno di moda e allora a sto punto non faccio soltanto foto ma faccio anche qualche video, perché qualche buon tempone si è permesso il lusso di dirmi che io vado a fare le fotografie in zone non colpite dal disseccamento e poi spaccio quegli alberi per miei dopo averli trattati col mio meraviglioso nuovo olivo. Ebbene, niente di più errato, per loro disgrazia. E questa mattina facciamo il primo video del 2019, anzi della storia del nuovo olivo, dell'antica saponeria, partendo proprio da un fondo che ho comperato praticamente 2 anni fa. Fondo che era quasi completamente compromesso dal disseccamento, usiamo insomma la terminologia idonea prima che qualcuno si offenda, e in un paio d'anni, seguendo naturalmente le buone pratiche che bisogna fare e con cui bisogna prendersi cura degli alberi, ma soprattutto il trattamento col mio nuovo olivo, vi dimostro come praticamente in 2 anni, come stavo dicendo prima, siamo tornati ad avere degli alberi meravigliosi, degli alberi rigenerati, degli alberi che finalmente ottengono praticamente la loro forma originale, il loro colore originale, e che ricordo a tutti che si può andare tranquillamente a verificare: il colore del tronco deve essere un grigio argento, mentre il colore della chioma un bel verde oliva, che ormai sono tantissimi anni che purtroppo qui in provincia di Lecce non si vede più. Allora, appunto, come stavo dicendo, sono 2 anni che sto trattando con il mio nuovo olivo questi alberi e, come potete vedere, vi invito naturalmente a guardare ciò che sta accadendo dagli alberi. Questa mattina ci stiamo praticamente occupando della pulizia degli alberi, sia nella parte superiore con i succhioni e naturalmente qualche rametto di recrudescenza, ma che, come potete vedere, sono veramente pochissimi, già a distanza di 2 anni, e poi faremo la pulizia dei polloni alla base per poi fare una bella aratura e mantenere insomma la situazione così. E prima della aratura farò il primo trattamento 2019 con il nuovo olivo, perché è mirata anche alla disinfezione dei tagli che in questo momento abbiamo fatto. Vi invito, appunto, come stavo dicendo prima, a guardare cosa è caduto per terra. E vi assicuro che stamattina, con le lacrime agli occhi, chi mi sta facendo questo lavoro mi ha detto che erano anni ormai che qui in provincia di Lecce non tagliava su un albero i rami verdi. Come potete vedere, stiamo reimpostando su una forma accettabile gli alberi, e vi invito naturalmente a guardare da dove partiamo. Perciò, come appunto dicevo prima, in 2 anni gli alberi sono rigenerati, sono praticamente tornati al verde. Guardate la colorazione delle foglie, come è ricca, come è vivida, e questo naturalmente viene dato da che cosa? Dal ritorno in tutta la totalità della pianta del circolo linfatico. Questo significa che i vasi xilematici all'interno non sono più ostruiti e, come potete vedere, anche il taglio risulta umido, risulta umido di linfa. E questo è il chiaro e inconfutabile
chiaro e inconfutabile risottolineo e sentore che la pianta è tornata alla sua, al suo splendore, ecco, mettiamola in questa maniera, alla sua vita. Ecco qua. È con immenso piacere e con un grande orgoglio che vi faccio vedere queste piante, e nei prossimi giorni vi farò vedere anche gli altri campi che sto andando a ripulire, da dove ho cominciato, campi di mia proprietà che tantissime persone hanno ormai visitato e conoscono benissimo, e vi farò vedere i risultati anche in quei campi, perché in questo, come ho detto prima, sono 2 anni che sto operando, in un altro campo invece sono 3 e i risultati sono ancora più belli, perciò vi renderò partecipi anche di questo. Ragazzi, è stato un piacerone, e un salutone immenso, un abbraccio, grazie per sostenermi, per il vostro sostegno, perché senza il vostro sostegno, senza il vostro affetto, sicuramente non sarei arrivato dove sono arrivato oggi. E veramente un abbraccio grande a tutti. Viva gli olivi, viva il Salento, viva il nuovo olivo. Un abbraccio a tutti.